Eccoci, buonasera a tutti e benvenuti. Sono Rosa Tumolo, direttrice del Giardino dei Libri, e questo è il 115° webinar gratuito della serie Dialogo con gli autori. Questa sera parleremo della Genesa Crystal, un strumento di pulizia energetica degli ambienti, utile per la realizzazione dei desideri e per la guarigione sottile. E lo faremo con Lorella De Luca, che è in collegamento in diretta qui con noi. Ciao Lorella! Ciao, ciao a tutti, ciao Ciao! Rosa. Noi ci siamo Sono appena molto felice sentite, di che abbiamo essere qua. fatto una breve prova. Grazie, grazie mille per aver accettato il mio invito. E come ti dicevo prima, è veramente un piacere averti qui come ospite del Giardino dei Libri. Grazie! Un onore per me, grazie Rosa. E grazie a tutto lo staff del Giardino dei Libri che da anni mi supporta nella No. vendita dei miei libri. E grazie anche a Nicolas che è dietro le quinte alla regia. E Esatto. sono molto felice, anche molto emozionata di essere qui con voi perché so che dietro questo monitor ci sono tantissime persone che amo e che mi stanno seguendo. Bene, Persone mi che fa molto conosco, ma anche che piacere. non conosco, ma che sento come fratelli e sorelle. Quindi sono molto Bene. emozionata. Bene, allora ti volevo chiedere come stai, mi hai già risposto, Bene. emozione, però ci sta, anch'io sono sempre molto emozionata. E senti, sveliamo un po' da dove sei collegata. Sono collegata da Dove Roma. sei? Benissimo, ecco, grazie che l'hai detto, io lo sapevo, ma abbiamo voluto dirlo anche a tutti quei partecipanti che sono veramente tanti. E Tanti. infatti, Lorella, ti voglio aggiornare sul numero degli iscritti che l'abbiamo appena controllato e sono più di 3.000 iscritti. Veramente è notevole, mi fa molto piacere. Anche a me tanto, tanto, tanto. Poi non è a caso questo numero il 3? Sì, Il allora, prima 3? l'abbiamo fatto assieme, diciamolo, 3006, 6. per cui... 3, 6 numeri importantissimi, la triade, la creazione. E poi hai detto che è il 115 di questi webinar, Sì, che sono i miei numeri, perché sono nata il 15-5 del 73 e quindi il 15 risuona sempre nella mia vita e anche l'1. L'uno come inizio, quindi porterà molto bene. Sono molto felice di bene, mi di fa questa guida. piacere. E visto Allora, che sì. parliamo di numeri, poi parleremo anche di geometria legata ai numeri della Genesa Crystal. Certo, non vedo l'ora di ascoltarti. Grazie. Senti, io in questo momento ti voglio presentarti e presento appunto la mia ospite che è Lorella De Luca. È naturopata e ideatrice di metodi di guarigione olistica che l'hanno aiutata a sentirsi amata e felice. Dopo aver svegliato le sue facoltà interiori tramite la meditazione, ha deciso di insegnare agli altri tutto quello che sa sui poteri dell'anima. E nei tuoi seminari di Theta Love e Anima Healing insegni a sviluppare la consapevolezza per ascoltare meglio i messaggi del cuore per sentirsi felici e connessi a tutto il creato. Da quando hai incontrato Genesi Crystal, l'autrice, appunto Lorella, si impegna a costruire lo stesso strumento ed aiutare sempre più persone a costruirlo. Dico bene, Lorella? Eh sì. Il mio Vuoi intento è aggiungere quello di qualcosa creare in una grande base... rete. Bene. Vuoi aggiungere qualcos'altro in base a quello che io ho detto? C'è qualcos'altro che devono sapere i nostri partecipanti? No, hai detto già tutto. Sei stata bravissima, complimenti. Hai racchiuso in Bene. poche parole un po' quello che è la mia missione qua sulla Terra. Per cui grazie. Allora aggiungo io che sei autrice del libro Genesa Crystal, eccolo qua, che è l'argomento della serata, e poi anche di altri libri, Animal Healing, questo qua, tecnica di guarigione spirituale degli animali, bellissimo libro. Poi abbiamo La luce dentro di te, di me, Sì. scusa, La luce dentro di me, e infine anche questo bellissimo libro che io ho letto, La natura ci fa belli, eccolo Sì, qua. che è l'ultimo, esatto. Esatto.
Bene, allora prima di proseguire con la nostra serata voglio ricordare a tutti i partecipanti che se volete potete fare delle domande direttamente a Lorella. Sullo schermo, nella parte a destra, troverete una chat dove potete scrivere le vostre domande. Lorella vi risponderà dopo il suo intervento. Allora, senti Lorella, io voglio ringraziarti per il dono anche che hai fatto a tutti i partecipanti che acquisteranno il tuo libro. È un dono straordinario perché io l'ho sentito e si tratta di una meditazione dal titolo Meditazione per attivare la Genesa Crystal e sentirsi connessi al tutto. È un Esatto. file audio MP3 da scaricare apposta da parte di Lorella per questa serata e potrete Grazie. scaricare il file immediatamente dopo aver acquistato il libro, aver fatto l'ordine e vi arriverà un'email con le istruzioni, ma di questo Lorella ne voglio parlare un pochino più tardi, va bene? Ok, grazie. Sì. Allora, grazie sempre anche a te, io sono curiosissima di ascoltarti, io ho letto il tuo Bene. libro e devo dire che l'ho molto molto apprezzato, infatti ti ho invitato subito a fare questa bellissima serata, appunto questo webinar. E prima di lasciarti, voglio farti una domanda. E Sì. la domanda è: cos'è cambiato nella tua vita da quando ti sei avvicinata alla Genesa Crystal? Forse è una domanda che ti fanno tutti, però io te la volevo fare. Con questa domanda lascio a te la parola. Io sarò dietro le quinte a prendere e scrivere tutte le domande che ti farò. Non so se riusciremo a accontentare tutti perché vedo che stanno già scrivendo. E ci vediamo fra 30 minuti quando tu hai finito la tua conferenza perché avremo poi le domande e tanto altro da Ok. dire. Va bene? Sì, grazie. A te la Bene. parola. A più tardi. Prego. Allora, innanzitutto, la mia vita è cambiata da quando è entrata Genesa Crystal, nel senso che ho iniziato a portare a terra, delle cose materiali che prima non c'erano nella mia vita. Sono sempre stata molto aria, avendo iniziato a meditare a 18 anni. Essendomi avvicinata alla naturopatia e a tutte le tecniche olistiche per la guarigione olistica, ero molto proiettata sull'immaginazione, su quello che era astratto, su quello che era appunto aria. E non mi accorgevo che mi mancavano le radici, mi mancavano comunque le basi materiali per vivere. Infatti è arrivata proprio un momento della mia vita in cui io avevo bisogno proprio, dico, di soldi, perché mi ero appena separata, era un momento buio della mia vita nel quale anche economicamente non sapevo come fare per andare avanti. È arrivata la Genesa per insegnarmi a portare a terra e quindi a creare materialmente quello che mi serviva, quello che mi serve per essere, diciamo, stabile e sicura qui sul pianeta. Quindi la Genesa, io devo ringraziare tantissimo la Genesa Crystal, perché già dai primi minuti in cui io la stavo creando con mia figlia Gaia, ha iniziato a sprigionare la sua energia e quindi a muovere delle cose, a muovere l'etere, poiché questa forma geometrica sacra che racchiude tutti i solidi platonici e racchiude anche il fiore della vita all'interno come geometria. Cosa fa? Muove l'etere, muove lo spazio, che in realtà si dice che è vuoto, ma in realtà è pieno, lo spazio punto zero viene chiamato anche, e lo direziona verso le nostre intenzioni. E poiché mentre la costruivo, la mia intenzione primaria, e non mi vergogno a dirlo, era avere l'indipendenza economica e quindi riuscire a sostentare me e le mie figlie economicamente, questo stavo facendo già dai primi minuti in cui la stavo creando. E ci tengo a sottolineare che la stavo creando intuitivamente, perché non avevo le capacità di poterla fare a livello, diciamo, perfetto come mi riescono adesso, perché non avevo mai costruito una Genesa Crystal. Avevo soltanto le proporzioni giuste, perché un'amica mi aveva mandato il manuale con le proporzioni, per cui io, piegando anche a mano le varie barrette di alluminio,
assemblato questo strumento meraviglioso. In quel momento mi sono arrivate due persone che hanno acquistato i miei corsi e vi dico che in quel periodo era un periodo morto per i miei corsi. Quindi da lì ho già iniziato a sentire che stava emanando qualcosa. Poi, con l'andare del tempo, i giorni passavano, e ho iniziato a fare degli studi, ho iniziato a ricercare su internet, tutto quello che riguardava la geometria sacra, tutto quello che riguardava la numerologia e le forme, diciamo, geometriche, e sono arrivata a Michele Proclamato, che molti di voi conosceranno. Ed è grazie ai video di Michele Proclamato che mi sono sparata a go-go, e vi consiglio di andare anche voi ad ascoltarli, perché è una persona bravissima. Lui si ritiene un esperto di simboli. Riesce a vedere nelle varie architetture la parte sottile, la parte sacra, la parte dei simboli. È un simbologo, mi sembra che si dica. E da lì ho iniziato a capire e a intuire il perché funziona la Genesa Crystal, il perché porta a terra i desideri. E dopodiché, avendo visto questi video, mi sono comprata anche alcuni libri, tra cui Shav Power, vabbè, non lo so pronunciare perché non so l'inglese, però Shav the Power di Davidson, e anche lì lui è un ricercatore che ha fatto scoperte sul potere della forma. E anche lui mi ha spiegato, sono riuscita ad intuire, del perché funziona. Quindi, se andiamo a vedere, innanzitutto la Genesa Crystal è una sfera. È una sfera formata da quattro cerchi. E il cerchio, se noi andiamo a vedere il rapporto tra il diametro diciamo, e la lunghezza del cerchio, viene calcolato con il 3,14. Magari qualcuno di voi l'ha già sentito nominare, che è in pratica il 3,14, il Fi, è quel numero che, se voi vi andate a vedere anche su internet il video che parla proprio si intitola, scusate, vado a vedere nella chat perché me l'ero segnato per rosa perché lo volevo mandare in onda ma non siamo riusciti, vi dico subito come si intitola. Si intitola Pi greco, la bellezza della matematica. Se voi ve lo andate a vedere, è un piccolo video che dura un minuto, però spiega la potenza di questo Pi greco, del Fi, che in pratica racchiude questo 3,14 con tutti i numeri in sequenza che non finiscono mai, racchiude tutti i numeri possibili e immaginabili. Quindi il numero del vostro telefono cellulare, il numero della vostra altezza, il numero di qualsiasi cosa esiste, e anche se vogliamo tradurlo in lettere, tutte le lettere che esistono. Quindi il nostro nome, il nome di nostro nonno, il nome della persona che amiamo. Questo vuol dire che se all'interno di questo pi greco, che è in ogni cerchio, e qua ce ne sono quattro, c'era chiuso tutto, ecco che si spiega del perché funziona, del perché all'interno di questa sfera, se noi immaginiamo l'etere che si muove, che cosa fa poi? Secondo il principio dell'entanglement, ovvero che noi possiamo, tramite i campi morfici, possiamo mandare informazioni e trasmettere, diciamo, delle informazioni a qualcun altro, noi possiamo mandare dei trattamenti a distanza tramite la genesa e possiamo chiedere delle cose all'universo che poi muove l'etere, muove tutte le pedine, muove tutte le possibilità affinché si possano realizzare. Poi, se vedete, è formata la genesa da sei quadrati. Il quadrato in sé, come forma geometrica, secondo Proclamato, è sempre stato utilizzato per le architetture del passato, anche dei greci, per creare i templi dove si pensasse fosse la dimora di Dio. Qui ce ne sono
ben 6 di quadrati. E il quadrato, se voi andate a vedere i chakra, ricordatevi qual è il quarto chakra? Domanda. Il quarto chakra è associato al cuore. E quindi se lo vogliamo tradurre questo 4 e associarlo ai chakra, è il chakra del cuore. In più si può anche tradurre in un colore, perché voi sapete benissimo che il chakra del cuore è di colore verde. Quindi nella genesa che cosa abbiamo? Non abbiamo solo questi cerchi dove c'è l'infinità delle possibilità, quindi la sfera delle infinite possibilità, ma ci sono anche i 6 quadrati che sono connessi al chakra del cuore, quindi per ben 6 volte la connessione col cuore. In più, se la guardate bene, è composta anche da 8 triangoli. E il triangolo, che è un 3 come numero, è collegato a un certo chakra. A quale? A quello del potere, il chakra del plesso solare, di colore giallo. Il giallo è la luce e la luce è la consapevolezza. Quindi, se lo vogliamo vedere, la Genesa Crystal contiene anche la luce e il potere, esercitare il potere di chiedere e quindi di manifestare quello che noi desideriamo. Allora, noi do la dobbiamo vedere con questi occhi, non con gli occhi materiali di un oggetto, di come si guarda un oggetto, ma con gli occhi sottili della consapevolezza, della saggezza e delle regole della natura, dell'universo, perché io vi sto parlando di queste cose che sono le leggi della natura. Inoltre, se ci pensiamo bene, questi 8 triangoli corrispondono, l'8 come numero corrisponde anche ai meridiani curiosi del nostro corpo, che poi diventano anche 12 altri meridiani collegati ai 12 organi e collegati a altri 48 meridiani e 360 punti in tutto dell'agopuntura che passano attraverso il nostro corpo. Quindi, come vedete, la Genesa Crystal poi si connette anche a tutta la rete dei nostri meridiani del corpo. Ecco che si spiega perché appoggiandola su determinati punti del corpo essa va a riequilibrare. E abbiamo fatto esperimenti sia io che altri miei amici terapeuti e abbiamo visto che sia la genesa per la casa, come vedete alle mie spalle, di una dimensione di 32 centimetri, sia che sia il ciondolo da portare al collo di 2 centimetri di diametro, comunque sia lo strumento funziona. Funziona come armonizzatore, perché la sua, diciamo, onda di forma è quella di armonizzare e dare la vita. Inoltre appoggiata sul lato del quadrato è attrattiva e quindi riempie laddove noi ci sentiamo una parte del corpo che ha bisogno di energia, va a riempire di energia. Se invece c'è una parte del corpo che va svuotata perché è in più, è in iper, possiamo appoggiarla sul lato del triangolo perché è il lato che espelle. Perché come vedete il triangolo è fatto proprio come forma geometrica, è come una freccia che viene puntata e porta fuori. Ecco perché ha questo potere. E l'ho testata, ahimè, purtroppo, su mia figlia, una volta che è stata ricoverata in ospedale per dei problemi di salute. In quel momento lei aveva bisogno di riprendersi e di avere forze. E quindi ho utilizzato, partendo dal chakra dei piedi e andando fino sopra la testa, ho utilizzato il quadrato per radicarla alla terra, per portare energia sotto i piedi, per radicarla, e ho usato il triangolo per espellere tutto quello che non serviva. E poi viceversa.
ho ricaricato il settimo con il quadrato per portare l'energia del cosmo dal settimo chakra in tutto il corpo e ho lasciato andare dai piedi col triangolo tutto quello che era in eccesso. E vi posso assicurare che in quel momento avevo solo quello a disposizione perché ero entrata al pronto soccorso, non avevo con me nulla, non potevo portarmi la cromoterapia, fiori di Bacco e quant'altro. Avevo solo la genesa appesa al collo e io con quella sono riuscita a farle un trattamento al volo che è riuscita a farla riprendere immediatamente. Quindi, il potere della genesa crystal, ritornando alla sua forma, alla sua onda di forma, è potente per questo, perché contiene questi numeri e questa geometria. Nasce nel 1950 grazie a un ricercatore, un biologo, il dottor Langham, che aveva bisogno in quel periodo di dare fertilità ai terreni perché in quel momento storico erano, diciamo, incolti e quindi ha creato questa genesa, questo dispositivo affinché il terreno riprendesse energia, riprendesse vita e potesse diventare fertile. E così è stato. E Langham dice: il Genesa Crystal è la matrice della tua forza vitale ed è direttamente collegato all'energia vitale che si muove in spirali, quelle spirali di cui parlavamo prima dell'etere, verso tutte le forme di crescita, di sviluppo e di cambiamento. Quindi dovete immaginarvi che all'interno di questa sfera ci sia un vortice di energia che si muove perché grazie a questi cerchi e grazie a questa forma che dall'interno poi si sprigiona all'esterno e viceversa. Fa tutta una sorta di circolo, un po' come quando voi vedete il toroidale che fa una specie come dire, di spirale, di circolo dove l'energia si muove. Poi nel mio libro ne parlerò in modo più approfondito. Inoltre, un'altra cosa molto particolare che diciamo ho intuito mentre la costruivo è il fatto del 4 inteso come le 4 stagioni e i 4 elementi: terra, aria, acqua e fuoco. Ecco perché anche è completa ed è armonizzante, perché è un simbolo. Cioè, in pratica lei lavora a livello archetipico dentro di noi per sviluppare tutte queste forme, per sviluppare tutte queste consapevolezze. Ecco perché alcuni dicono: ma da quando mi è arrivata, non è che vada poi tanto bene la mia vita, mi sono successe delle cose particolari. Ma non è che porta male o non è che è stata costruita male, oppure non è che chi l'ha costruita era negativo. Io spiego semplicemente questa cosa, che lei è uno strumento che si connette alla tua anima, alle tue frequenze, diciamo, alle tue emozioni. Quindi se tu non sei consapevole, se tu non pratichi meditazione, se tu non sai chi sei, se tu sei confuso, se tu hai paura, e vi ricordo che la paura è l'ultima cosa che noi dobbiamo avere quando usiamo il nostro potere, quando usiamo qualcosa che può portare a terra le cose, è ovvio che poi qualcosa succede, ma non è un male. Ringraziate se qualcosa nella vostra vita dopo è andata male, perché probabilmente voi avevate bisogno di quella cosa che è andata male per svegliarvi, per porvi delle domande. Addirittura c'è stata una coppia che dopo l'arrivo della genesa ha litigato e la genesa è stata distrutta perché si pensava che per colpa della genesa la coppia fosse scoppiata, quando in realtà assolutamente, la genesa non porta sfiga, la genesa non può portare male, lei armonizza. Armonizzare significa riportare l'ordine. E se per riportare l'ordine noi dobbiamo vedere in faccia la realtà di quello che stiamo vivendo in famiglia,
accettiamolo e ringraziamolo. Perché grazie che sta succedendo questo, perché così io posso prenderne atto, esserne consapevole e cambiare la mia vita. Ma così come le malattie, così come qualsiasi cosa succede nella nostra vita che non avevamo programmato. Io ho imparato a ringraziare tutto. Un altro cambiamento che ha dato alla mia vita la Genese è proprio quello di farmi fluire, cioè di darmi la possibilità di fluire nella vita di tutti i giorni e di non pormi più alcun tipo di problema, perché è come se mi avesse tolto le paure la Genese. Ha talmente innalzato la mia frequenza di fiducia, perché ogni volta che la osservo so che lei c'è, mi ascolta, le ho dato un nome, la mia si chiama Gaia. No, scusa, la mia si chiama Ape, perché Gaia, mia figlia, mentre la costruivamo, ha sempre avuto paura delle api e c'era un'ape che ci ha fatto compagnia e lei non ha avuto paura dell'ape in quel momento, per cui noi l'abbiamo chiamata Ape Crystal. E quello che vi consiglio è quando ricevete la vostra genetica, dategli un nome, fate una bella meditazione e accoglietela come se fosse l'angelo più prezioso dell'universo che vi è stato portato. Ma questo non perché vi dobbiate illudere che lei potrà fare delle cose per voi, perché non è così. Cioè, io non vi sto dicendo che la Genesa Crystal vi risolverà i problemi, perché non è così. E non vi porterà neanche i soldi, perché se non vi fate il mazzo, se non fate qualcosa nella vita, se non compiete delle azioni, non vi arriva niente, anzi, rimarrete molto delusi. Se avete quell'aspettativa che lei faccia per voi, ma vi posso assicurare che la sua forma geometrica e gli archetipi che contiene all'interno, che inizieranno a lavorare dentro di voi, vi porteranno un'armonia e una pace che non pensavate di poter sviluppare, semplicemente perché esiste. L'unica cosa è dategli fiducia, date fiducia a voi stessi e date fiducia anche a questo strumento. Perché io penso che se ognuno di noi spegnesse la televisione in questo momento, spegnesse la radio, chiudesse con tutte le persone che hanno paura e si dedicasse solo, esclusivamente alla conoscenza di se stesso, leggendo libri, facendo meditazioni, facendo delle passeggiate immerso nella natura e prendendosi cura di se stesso, il mondo nel giro di qualche mese cambierebbe radicalmente se ognuno di noi lo facesse. La Genesa è qui per ricordarcelo, è qui per ricordarci che possiamo chiedere. Chiedi e ti sarà dato, ma a patto che tu ti muova, a patto che tu compia delle azioni verso quello che desideri. Quindi, per ritornare alla spiegazione del dispositivo, è un dispositivo organico, è una struttura geometrica che include 14 facce, 6 quadrati, 8 triangoli, 5 solidi platonici, tetraedro, cubo, ottaedro, isoedro, dodecaedro, il fiore della vita, il cubo di Metatron, che sono i mattoni di tutta la vita organica. Quindi avendola in casa o portandola sul corpo direttamente, voi porterete dentro le vostre cellule quel tipo di informazione, quel tipo di archetipo, si chiama archetipi. E che cosa serve questo? È l'energia cosmica divina e vitale che dà sostegno all'esistenza, quindi alla vostra esistenza, e si prende cura di voi e vi porta alla prosperità. Perché vi porta alla prosperità? Perché l'energia dell'universo è infinita, non finisce mai. È quello che dobbiamo capire, perché adesso noi siamo uni contro gli altri perché pensiamo che tutto sia limitato, siano limitati i soldi, sia limitato il tempo, sia limitato il lavoro, sia limitato le persone che possiamo, diciamo, con cui possiamo condividere il nostro tempo. In realtà tutto è infinito e se entriamo in questa forma di pensiero, in questa consapevolezza dentro di noi, e poi iniziamo davvero a realizzare cose grandi, perché non siamo più nella competizione, non siamo più nella rabbia, nel risentimento,
non sopportare il diverso, giudicare gli altri perché non sono come noi o perché ci danno fastidio, no, perché ti scivola poi. Una volta che inizi a conoscerti, fai un percorso. Mi raccomando, fate dei percorsi con qualcuno, cioè fatevi guidare, leggete libri, fate meditazioni, perché non è che vi arriva dal cielo questa consapevolezza. Servono delle persone che vi ricordano chi siete, oltre che questi dispositivi potentissimi. La sua forma genera un notevole vortice di energia che amplifica le intenzioni di chi si trova accanto. È come un'antenna che attrae, pulisce, amplifica l'energia dell'ambiente. Quindi nella vostra casa lei scherma dalle onde elettromagnetiche nocive e noi l'abbiamo testato con un dispositivo che si acquista su internet, non so come si chiama, però è un dispositivo per misurare le onde elettromagnetiche. E abbiamo fatto un test con una mia amica e l'abbiamo messo vicino al mio modem e dava un certo numero di hertz, non so in che misura, perché sono un po' ignorante. Quindi dopo abbiamo messo vicino la genesa e quel numero è crollato. Quindi cosa vuol dire? Che lei scherma quest'onda di forma, la genesa crista, cerca di mandare nell'etere un'altra energia che contrasta quella nociva. Secondo Langham, la forma dell'embrione umano ha 8 cellule, un punto potenziale infinito definito. Per l'amore infinito, per la saggezza infinita, per le forme infinite, per l'energia infinita, per il potere infinito, per l'anima, per il tempo eterno, per la velocità infinita, per la fede infinita. Esso contiene tutti i tuoi obiettivi, i tuoi de desideri, la tua motivazione, perfino la tua vita stessa. Quindi pensate che regalo che ci ha fatto Langham. E se ognuno di noi la vedesse in questo modo, in questi termini, con questa consapevolezza, sicuramente avrebbe degli effetti molto, molto più potenti. Come si utilizza? Allora, come ciondolo, indossato tutto il giorno direttamente sulla pelle, contribuisce a armonizzare i chakra, le emozioni e le cellule del corpo, sempre per quel motivo che vi ho detto, perché ha quadrati e triangoli. Un numero tot di triangoli, un numero tot di quadrati che vanno a connettersi con i nostri meridiani dell'agopuntura cinese e con i nostri 7 chakra. Poi, da interno, posizionato al centro della casa, in una stanza, oppure puoi utilizzarla per delle intenzioni specifiche, quindi mettendoci all'interno dei bigliettini con le vostre intenzioni. Quello che io dico sempre, non scrivete cose specifiche che poi magari non arriva proprio quello e rimanete male, scrivete più che altro un lavoro su voi stessi, quindi mi sento ricco, non voglio soldi, mi sento ricco indipendentemente dai soldi che possiedo, oppure mi sento consapevole, sono ogni giorno sempre più consapevole. Cioè, in pratica potete utilizzare anche le affermazioni di lui 6 se vi piacciono, perché sono bellissime, a me sono servite tanto. Poi all'esterno, puoi usarlo all'esterno della casa per il vostro orto, se avete un orto, oppure per il giardino. Per schermare, io l'ho messa sul balcone perché sto schermando i pali della luce che hanno all'interno il wifi. Quindi potete posizionarla in luoghi strategici per mantenere le vostre case, diciamo, libere da qualsiasi onda nociva. Addirittura ho notato che i temporali con le trombe d'aria qui non ci sono più da quando c'è la mia genesa fuori. In pratica lei sta lavorando su tutto il quartiere perché una da 32 copre 800.000 metri. La mia che ho messo sul balcone è di 1,10 m di diametro ed è una di quelle giganti nel quale si ci può meditare dentro. E lei, cioè, non so dirvi la proporzione, però sicuramente fa più di 3-4 km di raggio. E vi assicuro che qua delle trombe d'aria non ce ne sono più state nella mia zona, nel mio quartiere. E un'altra cosa che ho testato è contro il fuoco, perché l'anno scorso ha preso fuoco dietro casa mia un campo vasto di erbacce e il fuoco stava per arrivare verso il mio garage, verso il muro del mio garage,
E io in quel momento ho messo la mia genesa che ho in camera da 64 centimetri sul balcone davanti al fuoco e ho chiesto che la sua onda di forma andasse a spegnere quel fuoco e che non si avvicinasse al mio balcone, scusa, al muro del mio garage. E questo è stato. Ho anche le fotografie, in pratica il fuoco si è spento proprio nella parte, diciamo, vicino al muro di cinta. Si è proprio spento e tutto il resto dell'incendio ha continuato fino a quando non sono arrivati i vigili del fuoco. Quindi, una volta che tu sei consapevole della sua onda di forma, sai anche come direzionare quest'onda di forma nei momenti di pericolo, nei momenti in cui hai bisogno di un qualcosa tipo l'onda energetica di Goku, non so se avete presente, onda energetica, è così. Cioè, io la vedo così, come le sette sfere dei Pokémon. Realizzazione di intenti, sogni e desideri. L'intento va scritto all'interno in un foglietto. Sarebbe meglio nel punto centrale della genesa, in sospensione. Mia figlia mi ha costruito questo, che è in pratica un pezzettino di legno, non so se si vede, un legno che potete trovare ovunque, ci ha fatto un forellino con il trapano e poi ci ha inserito un filo di rame e mi ha costruito questo che è il portabigliettini della mia genesa. All'interno c'è anche un cristallo, come potete vedere, un cristallo di rocca. Quindi poi vi potete costruire voi il piedistallo che possa mantenere al centro della sfera il bigliettino. Poi si può utilizzare per portare a compimento magari la vendita di una casa, per portare a noi un cambiamento lavorativo, per la nostra salute, per l'armonia della famiglia. In tanti modi si può utilizzare la genesa. Quello che è importante è che voi siate consapevoli che non è la genesa che fa, ma siete voi che vi muovete in modo diverso grazie all'onda energetica della genesa. E quindi consiglio a tutti di praticare meditazione con la genesa, di connettervi al vostro cuore, al vostro divino, affinché si amplifichi la sensazione di essere guidati, la sensazione di essere voi al centro dell'universo, così come dice Corrado Malanga. Vi consiglio anche i video di Corrado Malanga che a me sono serviti tantissimo per capire chi sono, perché lui lo spiega in un approccio anche abbastanza scientifico. Vi consiglio i video di Mauro Scardovelli per capire bene chi siete, per capire bene le vostre dinamiche interiori e tutto quello che dovete imparare da voi stessi nella convivenza con tutti gli altri esseri umani del pianeta. Genesa può essere utilizzata anche per purificare i cristalli, mettendo i cristalli all'interno. E anche per far sì che il cristallo emani in tutta la casa il suo splendore, la sua energia. Così come anche i fiori di Bach, se volete sprigionare i fiori di Bach in tutta la casa, mettete la boccetta del fiore di Bach. Oppure se volete mandare un trattamento di fiori di Bach a qualcuno, mettete la genesa sul lato del triangolo, che è il lato espulsivo che manda fuori con il nome della persona il fiore di Bach. Può aiutare gli animali domestici. Io costruisco anche quelle da 64 centimetri al quale possiamo aggiungere il cuscino per far dormire i vostri gatti o i vostri cani. La mia è molto gettonata sia dal mio gatto che dal mio chihuahua. Oppure la potete costruire voi. Nel libro vi spiego anche come fare per costruirla voi, perché è molto importante anche che voi facciate ricordo dei vostri talenti manuali, perché io non avrei mai immaginato di poter costruire una perfezione simile, perché il mio maestro di tecnica delle medie mi ha sempre detto che io nella vita non avrei mai potuto fare qualcosa di preciso, perché ero una frana quando facevo i disegni di tecnica o quando facevo tutto quello che era inerente al misurare, al puntare, al fare cose precise. Invece adesso lui mi sentirà dall'alto perché non c'è più il mio prof di tecnica, Canalini, però vorrei fargli vedere che in realtà ce l'ho fatta, in realtà sono
sono diventata anche molto brava a fare queste sculture geometriche. Poi aiuta a riequilibrare la terra e il cielo, ecco perché funziona anche come, diciamo, pulizia delle nuvole, pulizia da qualsiasi cosa del cielo, o anche pulizia della terra, perché lei lavora anche sotto, lavora anche nel sottosuolo e quindi ci protegge anche dai terremoti, così come diceva il caro e buon Ighina. Andatevi a vedere i video di Ighina. Poi, altre cose che vi posso dire, che manda le sue onde benefiche a tutto l'ambiente, quindi agli animali, alle piante della casa, ai muri della casa, ai vostri vicini, a tutto quello che riguarda la vostra vita. E non vi fate problemi se qualcuno tocca la vostra genesa, perché molti mi chiedono: ma se entra, non so, il mio vicino piuttosto che mia suocera, mia cognata e la tocca, non voglio che la toccano, loro la vogliono nascondere. No, per favore, non fatelo, perché comunque potrebbe essere un'occasione per queste persone per vedere una cosa nuova e magari incuriosirsi, e magari può essere un buon ponte per farli avvicinare a questo tipo di strutture energetiche, queste conoscenze. Non abbiate paura, non abbiate paura. Mi raccomando, non abbiate paura, perché la genesa è fatta per portare amore, è fatta per portare infinite possibilità. La paura non serve, mi raccomando. Eccoti, sei tornata, Rosa. Sì, intanto che tu parlavi, abbiamo raccolto assieme al mio staff tantissime domande. Non ti volevo Ok. disturbare, No, ma io puoi stavo concludendo, continuare. infatti stavo dicendo che cercate di non avere paura perché lei si connette al vostro sé interiore, alla vostra parte sottile, quindi è meglio che invece quando voi la guardate, quando voi vi rapportate, è meglio che voi pensiate che è armonia, che è infinite possibilità e che è amore che vi ascolta. Per cui se siete ascoltati da qualcosa di amorevole, non c'è nulla da temere. Bene. Allora, Lorella, che dire, grazie per questo tuo intervento, è stato davvero prezioso Grazie a voi. e davvero tutto molto interessante e veramente grazie anche per aver condiviso queste preziose informazioni. Io ti dico, ho letto il tuo libro per cui mi è piaciuto tantissimo, ho letto anche la fa questo vabbè, il mio non vi arriverà a casa con tutti, con tutti noi i miei sei segni, anche appunto che dicevi prima. Ma a pagina 63 come si può costruire anche in casa noi una genesa e poi vabbè gli animali, io per esempio ho fatto anche la meditazione che c'è qui per i miei tre cani che ho, insomma il giardinaggio, i bambini, i cristalli, insomma è un bellissimo libro Grazie. e grazie di aver veramente condiviso queste informazioni con tutti noi. E prima di lasciare spazio alle domande, volevo farvi rivedere i libri che appunto Lorella ha scritto e sono questi qua. Anima Healing, questo qua, eccolo qua. Poi abbiamo sempre di Lorella Tecnica di guarigione che è Luce dentro di me, questo qua. E poi infine La natura ci fa belli, questo qua. Che è E l'ultimo di abbiamo. quest'anno. Sì, infatti, nuovo, è appena uscito, questo qua, l'ultimo. E poi, vabbè, il nostro bellissimo libro, interessantissimo, Genesa Crystal, la vita può espandersi in qualsiasi direzione. Li potete acquistare, logicamente, se volete, sul nostro sito www.ilgiardinodelibri.it e con l'acquisto di Genesa Crystal, la vita può espandersi in qualsiasi direzione. Che è l'argomento appunto della serata, c'è anche un regalo in esclusiva per tutti voi. Si tratta di una meditazione dal titolo Meditazione per attivare la Genesa Crystal e sentirsi connessi al Al tutto. tutto. Come dicevo prima all'inizio di questa serata, è un file MP3 da scaricare creato apposta da Lorella De Luca. Per voi potrete scaricare il file immediatamente dopo aver fatto l'ordine sul nostro sito, vi arriverà una mail con le istruzioni. Per
E oltre a questo prezioso regalo che vi ha fatto Lorella, che acquista il libro Genesi Crystal, avrà anche stasera le spese di spedizione gratuite, un regalo che facciamo noi del Giardino dei Libri. Che Senti carino. Lorella, io ho ascoltato l'MP3, la tua meditazione, e prima ne parlavamo, ti ho fatto i complimenti. Vuoi aggiungere qualcosa a proposito di questo omaggio? Prima di Sì, dare che spazio alle io domande? ho voluto fare questo omaggio perché molto spesso le persone, se non l'acquistano da me, la Genesa, magari non sanno che è molto importante connettersi con la Genesa appena arriva, darle il benvenuto e ascoltare la melodia del suo nome, ascoltare quale può essere, diciamo, la frequenza del nome perfetta per lei affinché ci sia proprio un'unione, come dire, come una squadra, no? Che si lavora insieme, cioè si diventa alleati, ecco, per creare quell'alleanza che serve a noi, dentro di noi e allo strumento per poterci ricordare ogni giorno quanto siamo preziosi e poterci portare quello che meritiamo. Bene, poi voglio chiedere a Nicolas che si occupa della regia se mi mette la slide di prima e vedo che in questa slide, ecco, ci sei tu con la tua Genesi, quella grande che dicevi prima, Sì, giusto? questa qua Eccola. addirittura è 126 di diametro, ancora più grande della mia, l'ho fatta a Venezia questa. Per Bellissima. una mia collega di Venezia che fa i trattamenti dentro la Genesa. Bella. Ecco bene, e poi prima parlavi appunto, io ho questa, non so se si vede la mia preziosa, gli ho dato il nome, che il nome è il mio, Rosa, ed è il quarto chakra che dicevi tu prima, che raccontavi cuore e amore, e io Sì. l'ho messa, è la mia. Bene, Bene. bene, bene. Allora. È una cosa in più che possiamo avere durante la giornata per sentirci comunque in armonia, Sì. sentirci connessi e sentirci in pace. Esatto. Io ho creato gli orecchini, ho creato altri tipi di genesa anch'io da indossare, quindi chi vuole può andare sul mio sito e li può vedere. Benissimo, no, questa io non l'ho creata, Le abbiamo noi al Giardino dei Libri in vendita, non l'ho creata, magari. Bene, bene, bene. No, no, no. Sono contenta, più ce n'è Ci meglio è. sono. Sì, abbiamo i sette chakra, io ho preso il quarto. Allora, senti, Bello. io vorrei passare alle domande perché ne sono arrivate veramente tante. Cosa dici? Iniziamo? Iniziamo, sono pronta. Bene, allora inizio con Stefania. Stefania ti domanda, per la guarigione fisica, per un problema di salute, è sufficiente introdurre un'affermazione di guarigione o occorre anche aggiungere il numero della guarigione universale? Allora, innanzitutto, io credo che le guarigioni possano avvenire tramite la consapevolezza, premetto questo, perché io sono una fan delle cinque leggi biologiche, della metamedicina, della dottoressa Mereu con la terapia verbale e bla 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 bla. Quindi di base io dico a tutti, se volete guarire, cercate di conoscere voi stessi. Dopodiché, come strumento all'interno della Genesa che può collaborare a tutto quello che state facendo, quindi consapevolezza, cambio alimentazione, cambio di stile di vita, cambio di relazioni, eccetera, eccetera, cambio di emozioni. Dopo quello la Genesa ci può aiutare con sia le sequenze numeriche di Grabovoi, io utilizzo quelle, o vi connettete voi stessi al vostro corpo, alle vostre cellule, chiedete la vostra sequenza e la inserite nel bigliettino nel quale scriverete salute perfetta di Pinco Pallino e il numero della sequenza numerica. Non mettete mai il nome della patologia perché altrimenti stiamo di nuovo dando pane a quel problema. Io dico sempre concentratevi sulla soluzione, ovvero salute perfetta per Pinco Pallo, sequenza numerica. Io almeno mi muovo in questo modo. Poi ovviamente non è legge, questo è il mio approccio, è quello che sto sperimentando io. Poi ognuno di voi si faccia guidare dal proprio divino, perché dentro di noi c'è il divino, c'è la parte connessa al punto zero, connessa al tutto. E se imparate ad andare lì, non vi potete sbagliare. Bene, grazie di questa tua risposta e passiamo con Flavia
Che domanda? Vorrei sapere la differenza tra la genesa e la pentasfera. Hanno la stessa funzione? No, allora grazie Flavia per questa domanda. La genesa ha quattro cerchi e ha come forme geometriche, abbiamo detto, il 4 e il 3, e quindi è un quadrato che porta a terra, costruisce, quindi radica e porta alla materia, la parte spirituale, mentre la pentasfera, dice già la parola, penta 5, 5 è il numero della quintessenza. Il numero dell'unione dell'uomo con Dio, con la parte spirituale. Quindi è anche 5 come il pentagono e il pentacolo che viene utilizzato sempre per l'unione dell'uomo col divino e quindi serve di più per sviluppare le facoltà psichiche come chiaroveggenza, chiarudienza, empatia, visione a distanza, sogni lucidi, viaggi astrali e tutto quello che ha a che fare col sottile. Quello che consiglio sempre, anche perché è stato il mio percorso, è quello prima di radicarci a terra e di conoscere chi siamo realmente, conoscere noi stessi, essere ben radicati, per poi spiccare il volo in altri reami. Perché io personalmente ho fatto così, mi sono trovata bene. E non sono partita di testa, perché molti comunque partono di testa in questi momenti storici perché bruciano un po' le tappe. Ne sento tante di persone che fanno un percorso olistico e poi vanno fuori di testa perché in pratica non erano pronti a fare questi scatti evolutivi così repentini. E poi ti saluto, nel senso che poi perdono la fiducia in loro stessi, la fiducia nelle energie sottili, la fiducia in tutto quello che hanno fatto. Per cui e consiglierei di andare per gradi, genesa per radicarci, per fare un percorso di consapevolezza su chi siamo, su quello che è il nostro essere, quello che siamo venuti a fare qui, e poi tutto il resto, Bene, con la grazie pentasfera. di Grazie nuovo. Bene. Allora, anche a te, Flavia. passiamo con Merlino. Merlino domanda: Buonasera Lorella, potrebbe servire per armonizzare le onde elettromagnetiche del 5G? Direi che le onde elettromagnetiche del 5G non le puoi armonizzare, ma le puoi, diciamo, in un certo modo schermare. Sì, secondo me sì. Io spero di sì, perché secondo le mie ricerche, quello che mi dice il mio pendolo è sì. Davanti alla mia casa non ci sono questo tipo di onde. Poi non lo so, perché siamo in un multiuniverso, ricordiamocelo, ognuno di noi sta creando il suo mondo in base alle sue credenze. In base alle sue aspettative. Quindi io non posso sapere nel mondo di Pinco Pallino se crede o meno a queste cose e se si aspetta o meno questi risultati, perché la fisica quantistica ci dice che è l'osservatore che determina il fenomeno osservato. Quindi magari se lo andiamo a dire a una persona scettica, il suo risultato anche con dei dispositivi sarà negativo. Nel mio caso, sì, io ti dico di sì, che in questo momento mi sento molto schermata anche dalla 5G. Bene, ottimo. Allora, Luana ti domanda: cosa succede se abbiamo pensieri negativi o di paura o attacchi di panico mentre abbiamo addosso il ciondolo di Genesa? Io vi dico, tenetelo in mano, iniziate a sentire la sua energia, iniziate a sentire il suo calore. La sua armonia, connettetevi all'onda energetica della genesa e vedrete che nel giro di pochi istanti cambia tutto. L'ho testato con i bambini. Questo l'ho testato con i bambini quando ho fatto la mia esperienza per 3 anni come assistente maestri all'asilo nel bosco qui a Roma. E portavo sempre al collo la genesa e con i bambini è stato molto semplice ogni volta che iniziavano a fare, non so, i capricci piuttosto che cadevano, si facevano male. Io avevo la genesa al collo, Lorella, chiamavano Lorella, tocca la pallina, loro toccavano la genesa e scompariva tutto. Il male, il panico, tutto quello che in quel momento stava creando un disequilibrio al bambino. E quindi noi siamo dei bambini cresciuti.
La cosa che possiamo fare in quel momento è avere fiducia nello strumento che portiamo al collo, penso io. Questo è. Sì. Bene. Allora, continuiamo con Marika. Ciao Lorella, puoi aiutarci a capire come pulirla a livello energetico? Allora, grazie per la domanda, Marica. Allora, quello che penso io e che ho sperimentato io è che non va pulita, non va, cioè, a parte la polvere, vabbè, con un panno asciutto, sia che sia in alluminio o se è in argento, va immersa nell'acqua, è fatta bollire con il detersivo per i piatti, poi pulita con lo spazzolino. Però a livello energetico lei non ha bisogno di essere trattate in un qualche modo come magari si può fare con i cristalli, perché è un'onda di forma che racchiude tutte le forme geometriche perfette che ci sono nell'universo e che hanno creato la vita. E non penso che un fiore della vita vada rigenerato o un tetraedo, o cioè, no, non ne ha bisogno assolutamente, perché lei è autorigenerante di suo, essendo che è una forma geometrica che si connette al punto zero e al campo morfico. Poi Bene. dico, è sempre il mio parere, da diciamo ricercatrice, non da esperta, perché è arrivata nella mia vita nel 2010, fine 2017, quindi molto poco, che la sto sperimentando, e quindi non mi sento di dire che è una legge. La mia esperienza mi dice questo, che non va trattata per essere ripulita. Bene. Grazie mille per queste tue risposte, grazie. Allora, Grazie. continuiamo con Alessandra. Io vado Sì. avanti, Vai, vai. Sono Lorella. felice di rispondere. Allora, Alessandra dice: è vero che i foglietti con le intenzioni si devono tenere nella Genesa solo per un'ora? Boh, il tempo non esiste, fate voi. Tempo non esiste. È una cosa che abbiamo creato con l'orologio e con il calendario noi esseri umani, ma a livello quantico il tempo non esiste. È un infinito adesso, 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 infinito. Dunque è la vostra percezione che va ascoltata. Se ascoltandoti tu pensi che debba rimanerci un'ora, va benissimo. Se invece tu ti ascolti e dici no, no, è meglio che la tengo lì finché non sia vera, ok, è perfetto. Se invece tu pensi che sia ogni tanto non so, io ogni tanto vado lì e butto, guardo i bigliettini, si è avverato, si è avverato, si è avverato e butto via. Quindi non ho un criterio. Dopo lì è a discrezione personale, perché ognuno di noi ha il suo tempo ed è collegato al tempo della sua realtà, di quello che sta creando nella sua vita. Quindi io non ti so dire se è proprio un'ora, se è proprio di più. Inizialmente anch'io facevo quello che mi veniva detto dagli altri siti, no? Perché comunque ho preso spunto all'inizio da quelli che la usavano da più tempo. Poi mi sono accorta che è tutto diverso, cioè il mio sentire è diverso, io faccio a modo mio. Cioè, ma poi sono sempre così di natura, io sono una ribelle, quindi che sia medicina cinese, che sia i fiori di Bacco, che sia la numerologia, io faccio sempre tutto come sento, a sentire. E mi trovo bene così, quindi fidatevi di voi stessi, che è meglio. Che bello, bene, bene. Allora, Roberta domanda: vorrei sapere come la Genesa amplifica la meditazione, cioè cosa succede se medito con la meditazione? Allora, quando noi meditiamo, intanto già raggiungiamo degli stati cerebrali di un certo tipo, quindi arriviamo su un'onda teta, su un'onda alfa, e quindi già in quel momento i nostri chakra, le nostre cellule, il nostro corpo si rigenera, si connette a questo campo infinito di energia e di possibilità. Quindi già la meditazione di per sé, che tu abbia o meno la genesa, è potente. Con la genesa, come vi ho detto prima, essendo che è una forma geometrica che ha degli archetipi all'interno, quindi che sono i numeri, le forme geometriche, i colori e tutto il resto, le infinite possibilità, è ovvio che se tu fai una meditazione per creare qualcosa nella tua vita, lei ti potenzia quello, ti aiuta a
a realizzare, a portare a terra magari quella cosa che in quel momento tu aneli, oppure semplicemente ti dona la sua energia, ti dona la sua armonia e tu benefici ancora di più di questa meditazione, anche se non chiedi niente. Quindi lì poi da sperimentare, cioè ognuno sentirà cose diverse, non è uguale per tutti. C'è anche chi non sente niente. Io ho messo le persone nella genesa, c'erano persone che sentivano i brividi, persone che sentivano caldo, persone che sentivano un formicolio, altri che non sentivano niente. Però non vuol dire che lei non stava comunque dando l'onda di forma alle cellule, ai chakra e tutto il resto, è che dipende dalla sensibilità che uno ha. Perché se uno non è consapevole di chi è, di come è fatto, di come funzionano le sue emozioni e i suoi pensieri, hai voglia di metterlo dentro la genesa. Cioè, tu puoi mettergli dentro la genesa, fargli bere un boccettino di fiori di Bach, gli puoi irradiare i colori dell'arcobaleno, ma non succederà nulla perché è nel mentale quella persona, sarà chiusa anche a livello di cuore, di percezione, perché è scettica, è ermetica. Quindi dipende sempre tutto dalla nostra evoluzione, da quanto noi siamo pronti ad aprirci a queste energie sottili. Bene. Allora, uno scritto dice: nel libro parli come si può usare anche in caso di malattia? Ah. No, no, non lo farò mai perché non voglio andare a strisciare la notizia. Bene. No, non voglio fare la Allora. fine della Mereu. È Non vero, la sono nostra mo. cara Mereu. Allora, Sara, Modellabile, domanda. adori. Sì. Sara domanda. So che la genesa può essere costruita con vari materiali: Sì. alluminio, argento, rame, oro, acciaio, titanio, eccetera. Come decidere il materiale migliore per noi? Con il cuore. Sempre con il cuore, sempre con l'intuizione, sempre con l'immaginazione. Tu immaginati come la vorresti, qual è la tua preferita, quella che sentiresti davvero la gioia immensa di avere con te. Così ho fatto. Quando sono andata la prima volta ad acquistare i materiali, che ero da brico, c'era il colore alluminio argentato, il colore alluminio oro e poi c'era questo alluminio che aveva un po' derramato, che non si capiva bene. Sembrava quasi rosa, ho detto io la voglio di questo colore. Cioè, poi un colore che è rarissimo da trovare perché adesso è sparito, arriva ogni no, non so quanto, però trovai proprio quelle barre di quel colore, di quel colore strano che ho detto sono io, mi rappresenta. Cioè deve rappresentarvi il colore, un po' come quando scegliete alla mattina il colore del vestito che vi volete mettere indosso, che volete indossare, o il colore dei vostri capelli. O piuttosto la montatura dei vostri occhiali, cioè deve essere una cosa che amate. Bene, allora volevo passare alla domanda di Alessandra che ti chiede: posso usare la Genesi per aiutare la persona che si ama? Da parte di Sì, Alessandra. se lei ti dà il consenso, sì. Cioè io per esempio per le mie figlie non metto mai intenzioni se loro non me lo chiedono. Perché una volta all'inizio mi è capitato che mia figlia viveva a Brescia, io ho messo nella genesa la sua foto con l'intenzione di farla tornare a casa. Però dopo è successo che nei giorni successivi è stato detto dalla mamma del mio ex marito che lei di notte piangeva, che è iniziato ad avere malinconia di casa. Quindi a non stare più bene, quindi l'energia stava arrivando ad Alessia, ma non gli stava procurando felicità, perché io comunque non le avevo chiesto il consenso, era una cosa del mio ego, no? Torna a casa, perché mi mancava. Ho tolto quella cosa, ho iniziato ad accettare che io potevo rispettare mia figlia, che lei poteva essere felice della dov'era, che quando l'avrei rivista sarei stata bene, ma sarei stata bene anche se lei non c'era. E questo mi ha fatto poi cambiare me stessa. Quindi non è stato sbagliato farlo perché a me è servito come esperienza per non farlo più. Cioè adesso sono loro che me lo chiedono.
Mia figlia piccola mi chiede quando ha gli esami a scuola, mi dice: mamma, mi metti in genesa che ho la verifica. Oppure l'altra quando vuole avere, non so, trovare lavoro, eccetera. Quindi dopo saranno i vostri figli o i vostri partner a chiedervi, ma date loro la possibilità di scegliere, non siate voi a essere invadenti e con le vostre paure a voler far sì che loro cambino qualcosa della loro vita perché li state condizionando. Piuttosto mettete un bigliettino per voi per accettare la loro scelta con armonia. Bene, grazie mille e continuiamo con Daisy. Domanda: quando si inserisce nella genesa un'intenzione per se stessi, il lato sul quale si pone intenzione è il quadrato o il triangolo? Allora, solitamente è il quadrato se vogliamo attrarre delle cose, ma io vi dirò un segreto, che adesso non sarà più un segreto. Quando mi arrivano le bollette, adesso voi riderete, quando mi arrivano le bollette, io metto la genesa sul lato del triangolo in questo modo e inserisco la bolletta dentro. Che cosa succede? Succede che io immagino che i numerini nella bolletta vengono allontanati, quindi si abbassa il numerino. Ed è così, ve lo assicuro, provatelo. Le vostre bollette diminuiranno di cifra. Provate, provare per Proviamo. credere. A me mi funziona. A volte, Proviamo. addirittura per ben 2 volte, mi è arrivato l'acqua 000, nulla è dovuto. Per 2 volte. Che mia Bene, figlia. grazie di averci svelato questo segreto. Che mia figlia la prima volta mi ha detto: sì, mamma, ma tanto a volte succede. Ho detto: vabbè, sarà così. La volta dopo ho fatto la stessa cosa, sempre così. Ho detto: vabbè, sarà che succede, Sofia. È rimasta così. Volte consecutive. Proveremo tutti da domani in poi. Sì, Allora, è Rosy così ti che freghiamo il domanda. sistema, è così che si frega il Rosy sistema, così. ragazzi, con i poteri, non con le bestemmie, con le cose aggressive, mandando accidenti ai politici, è così, con la magia. Bene. Allora, proseguiamo con Rosy che ti chiede, nei momenti di pericolo va posta sul quadrato o sul triangolo? Di pericolo cosa vuol dire? Ah, dici per quanto riguarda Posso. quando ho parlato dell'incendio, forse. Potrebbe essere. Sì, io quando c'era l'incendio l'ho tenuta sul lato del quadrato, perché per me in quel momento doveva emanare la sua energia potente, quindi espansiva, tipo vortice che si espandeva, per far sì che si spegnesse. Quindi manifestare, volevo manifestare a terra che il fuoco si potesse spegnere, potesse diventare innocuo, che non invadesse il nostro territorio. Lì dipende, cioè io direi sempre il quadrato, perché anche quella che ho sul balcone è sul quadrato e quindi mi evita i temporali forti, le trombe d'aria. Poi lì è discrezione personale, ricordatevi che ognuno di noi ha delle percezioni diverse, quindi per me magari è più accomodante pensare di attrarre quella cosa. Mi sento meglio sul quadrato e per te magari ti senti meglio proiettare invece un triangolo di energia che viene espulso e che va verso il fuoco. Quindi abbiamo ragione entrambi, perché ognuno ha una percezione diversa di quel pericolo e di come lo vuole risolvere. Quindi ascoltate il vostro sentire. Ok. E Cinzia invece ti domanda come possiamo usarla per i nostri animali? Ricordo che sul tuo libro c'è anche un bellissimo capitolo. Cosa rispondiamo a Cinzia? Allora, si autoregolano da soli, nel senso che io ne ho una da 64 centimetri appoggiata a terra con il cuscino e loro decidono se dormirci o non dormirci, andarci un attimo, poi uscire, e si autoregolano. Se invece uno ne ha una da 32, la può mettere al centro della stanza, in modo che l'energia arriva anche ai gatti, ai cani, a tutti gli animali. O addirittura la può mettere anche a terra e vedere se il gatto magari ci dorme vicino, magari l'appoggia vicino al cuscino dove dorme il gatto e vede un po' cosa succede. Dopo lì è tutto da sperimentare. Bene, allora da parte di Veneria,
Penso che, spero di pronunciarlo bene il suo nome. Posso metterla in genesa tanti foglietti in contemporanea? Sì, io lo faccio, sì. A volte sì, ne ho tantissimi. Nel mio caso mi funziona, però ci sono altre scuole di pensiero che dicono no, una alla volta, così. Io ho pensato, visto che all'interno ci sono le infinite possibilità, non c'è un limite all'energia e all'amore incondizionato di poter agire. E l'amore incondizionato sa dove deve andare, è intelligente. Quindi penso che sia la nostra mente che metta dei limiti più che il campo universale. Ok, bene, grazie, grazie, continuiamo ancora un po'. Sì. Siamo, dai, non ti voglio far far tardissimo, però volevo accontentare tutti. Allora, adesso io Sì. continuo Per con me va Kika che bene. domanda. Si può cambiare il nome alla propria genesa? Sì. Come possiamo cambiare il nostro di nome? Sì, certo. Bene, poi da parte di Simona, io ho una genesa con più cerchi, va bene comunque? Cioè quanti? Non mi specifica nulla, se vuoi passo alla domanda successiva. Sì, Dice perché proprio non so così. com'è fatta. Va bene. Allora, passiamo con Maria che Sì. domanda: come si può usare collegandolo al potere della luna? Non lo so, io non l'ho mai fatto. Non lo Per cui so. passiamo. Bene. Allora, Sabrina, qual è la differenza che c'è tra il ciondolo e la sfera? Allora, il ciondolo è di 2 centimetri di diametro, uno, due, quello che è. E Piccolo, quindi copre un raggio, non so, 50, 100 metri, non lo so, dovete fare il test con il pendolino su. In pratica ci sono dei circuiti per testarlo, no? E invece quella per la casa, che essendo che è 32 di diametro, copre un raggio di 800 mm. Quindi più si amplifica, diciamo, sì. Si raddoppia il cerchio, il diametro del cerchio e più copre, diciamo, armonizza, ecco, in senso di raggio di azione. Però i desideri tu li puoi chiedere anche con quella di 1 centimetro, perché basta che fai un bigliettino col tuo desiderio, ce l'appoggi sopra, lei funziona benissimo. bene. Quindi per i desideri non ha differenza che sia piccola o grande. Invece, per quanto riguarda l'armonizzazione, la schermatura dalle onde elettromagnetiche nocive, cambia. Bene, allora, da parte di Andrea domanda: quali misure sono corrette nel diametro di ogni genesa? Misure corrette in che senso? Quali misure sono corrette? Nel diametro di ogni genesa. Passiamo, Non ho capito la passiamo. domanda. Andrea, magari se Non vuoi l'ho riscriverci. capita. Cioè, in pratica, per fare ogni genesa dobbiamo crearla con delle barre di alluminio che sono lunghe un tot. Se vuoi fare una genesa da 32 centimetri, devi avere una barra da 1 metro. Se vuoi fare una genesa da 21 centimetri, devi avere una barra da 60 centimetri. Se la vuoi fare da 2 centimetri devi avere delle barrettine più piccole, però io non ti so dire. Lui cosa ha chiesto? Semplicemente la sua domanda era quali misure sono corrette nel Ah, corrette diametro di o no? ogni. Tutte sono corrette, cioè non è che c'è una misura che non è corretta. L'importante è che poi di questo, diciamo, di questo profilato, no, di alluminio, i fori di ogni profilato sono sette, devono essere sette fori, mentre nella pentasfera devono essere 11 fori, in modo che quando si intersecano hanno quelle forme geometriche di cui abbiamo parlato. Però non c'è giusto o sbagliato, nel senso che tu te la puoi costruire anche, che ne so, da 17 di diametro piuttosto che 77 di diametro, decidi tu il diametro che vuoi fare la tua genesa e fai la proporzione facendo diviso per 3,14. Se vuoi dopo sapere comunque le proporzioni, se volete, nel mio libro ci sono le Sì. proporzioni Sì. delle varie genese per Infatti costruirle c'è autonomamente. anche un capitolo sulle proporzioni di cui parlavi tu ora. Sì.
Bene, senti, ci sono persone che mi hanno chiesto, e infatti anche io te l'avevo chiesto quando prima ci siamo sentite io e te, dove si può comprare la Genesa da Lorella? Si può comprare? Possono venire? Prima abbiamo fatto vedere i contatti, per cui ti possono contattare e poi, Certo, insomma, mi sì. spieghi Il mio come criterio funziona. di quando faccio le genese è di tipo, diciamo, alchemico. Quindi io faccio una genesa per quella persona in base alla sua data di nascita. E quindi mi connetto alla sua data di nascita, in quel momento faccio quella genese e ne faccio al massimo due a settimana. Ecco perché la lista d'attesa è un po' lunga, cioè c'è un po' da aspettare. Quindi se avete pazienza e la volete creata, volete che io ve la creo con questi criteri? Ok, altrimenti vi potete rivolgere anche al giardino dei libri, giusto? Anche voi le vendete. Sì, diciamo che infatti mi riallaccio, vabbè, scusate, i contatti ve li mando più tardi, mi riallaccio anche a Luana che domanda dove si possono acquistare la Genesa ciondolo da portare al collo che abbiamo materiale inossidabile, proporzioni corrette con eventuali cristallo all'interno di pietra vera naturale. Sì, noi le vendiamo, però io questa qui diciamo la prendo da un fornitore che conosco, io esempio ho il quarto chakra, quello all'interno c'è il quarzo rosa, cuore e amore. E per cui però non sono come le tue, cioè quelle che mi piacciono da parte tua, perché tu le fai personalizzate, ti chiamano, come dicevi prima, data di nascita. Queste qua sono quelle che vendiamo noi attraverso un buon contatto, però sono fatte insomma non su misura, sono tutte uguali e sono sette chakra, tutto qua. Sono tutte uguali, ma aggiungo che se poi quando Ag arriva a sì. casa la persona si connette, fa la meditazione, gli dà il nome e quando la indossa la immagina come un essere vivente, hanno lo stesso effetto delle mie, cioè non sono diverse. Ah, ok, grazie di averlo detto. Diciamo che quelle che abbiamo noi sono i sette chakra, ogni chakra ha una funzione diversa. Però le tue, sai che io sono innamorata delle tue, per cui Grazie. sono Grazie, grazie. personalizzate e mi Comunque hanno piacciono. tutte la stessa potenza, perché voglio sfatare questa cosa che crea, diciamo, competizione, no? Tra chi costruisce la genesa piuttosto che una può essere migliore o peggiore delle altre. No, toglietevelo dalla testa, cioè siete Ok. voi che date un potere allo strumento in base alla vostra percezione, alle vostre idee, al vostro giudizio. Quindi siate felici di quello che sentite che è per voi e non sentitelo sbagliato, perché molti mi dicono, mi hanno regalato quella genesa lì, ma non la sento, non funziona. Non... E io gli dico, ma ascolta, ma chi è che te l'ha regalata sta genesa? Perché magari gliel'ha regalata una persona con il quale ha un'antipatia, oppure si sono litigati, oppure non vanno più d'accordo, allora dopo collegano il sentimento allo strumento. In realtà tu risolvi con quella persona, cerca di volerle bene, cerca di voler bene al tuo strumento e vedrai che funziona benissimo. Bene, che bello. Senti, ti faccio l'ultimissima domanda prima di proseguire. Da parte di Tony, domanda: funziona sempre o è causale o soggettivo? Funziona sempre. Soggettivo? Perché Funziona questo sempre. me l'ha insegnato Michele Proclamato spiegandomi l'architettura delle cattedrali, delle piramidi, di tutto così, del perché venivano create in passato dai greci. E poi me l'ha spiegato anche Shaft the Power, che è un libro di Davidson, che spiega proprio le sue ricerche in ambito delle forme e spiega anche di certi insetti o certe piante che hanno certe forme geometriche che servono per la loro vita, per fare certe cose. Per cui è una questione proprio geometrica, è una questione proprio di forma, una questione naturale, è imprescindibile. Bene. Bene, allora era l'ultima domanda. Io voglio ringraziarti per tutte le risposte che hai dato ai nostri partecipanti.
E, oltre alle domande, sono arrivati anche tanti complimenti per te. Bella Ah, che serata, splendida, carini, veramente tanti grazie. tanti. E, per cui, chiedono anche, visto che prima abbiamo parlato di ciondoli, quello che fai, eccetera, dove possono anche contattarti per chiederti anche altre informazioni, eccetera. Eccola qui la slide che vi dicevo prima. Sì, sì. E vedo che ci sono pagine Facebook, Instagram, YouTube, addirittura WhatsApp. Vuoi dirci qualcosa per quanto riguarda i tuoi contatti? Vanno bene? Tutto a Sì, posto? allora potete contattarmi anche su WhatsApp nel caso ci siano delle cose che volete condividere o volete fare ordini, volete saperne di più su come creo le genese, eccetera. E Facebook mi potete seguire perché ho sia una pagina dedicata e un profilo personale, però il profilo personale ha già raggiunto i 5.000, non riesco ad aggiungervi, però ho la pagina. E anche su Instagram, se volete, lì ci sono tutte le foto delle mie ultime opere, per cui potete vedere un po' della mia vita, del mio stile di vita e un po' delle mie opere su Instagram. E vi ringrazio tanto già da adesso se volete seguirmi. Bene, senti Lorella, io voglio scusarmi intanto con i partecipanti perché vedo che stanno ancora scrivendo e ci stanno facendo ancora domande, però Che belli che stiamo sono, sforando vi anche il amo, tempo, sono le ore vi amo. 22 e per cui mi scuso, ma sono veramente tantissimi e tutti, come sempre, non riusciamo ad accontentare. Però intanto voglio ri... Scrivetemi su o via mail, c'è la mail, info@. Sì. E allora, no, non c'è Lorella. No, Vabbè, comunque ve cioè lo non dico c'è, io c'è a il voce, scrivetemi WhatsApp. anche sull'email info@lorelladeluca.it oppure tramite la pagina Facebook su Messenger, così non mi intasate WhatsApp per le domande. Se avete già una Ok. genesi e volete farmi domande, meglio sulla mail o su Messenger. Bene. Invece per gli ordini e tutto il resto è meglio WhatsApp, perché così vi mando le foto, vi mando le note vocali, eccetera. Comunque Bene, grazie a tutti, sono bene. molto felice, io vi ho sentito, anche se non vi ho visto, ho sentito il vostro calore e la vostra presenza, grazie di cuore. Che bello, grazie a te. Senti, io voglio ricordare Lorella di nuovo, perché si è collegato un pochino più tardi, che con l'acquisto di Genesa Crystal, il tuo libro, la vita può espandersi in qualsiasi direzione. C'è anche un omaggio, come dicevo prima, in esclusiva per tutti voi. Si tratta di una meditazione dal titolo Meditazione per attivare la Genesa Crystal e sentirsi connessi al tutto. È un file MP3 da scaricare ed è fatto apposta da Lorella. Apposta per voi. Potrete scaricare il file immediatamente dopo aver fatto l'ordine sul nostro sito www.ilgiardinodelibri.it. Vi arriverà un'email con tutte le istruzioni. In più, stasera, oltre a questo prezioso regalo, per chi acquista il libro Genesa Crystal, avrà anche le spese di spedizione gratuite. Poi dopo, comunque sia, qui ci sono tutti i miei bigliettini, ma ci sono veramente tantissime cose interessanti, anche l'utilizzo, come utilizzare, come dicevamo prima, anche il giardinaggio, insomma, un libro veramente molto, Anche molto. l'attivazione della ghiandola pineale. Pensate un Esatto, po', perché lei si sì. connette anche alla ghiandola pineale. Poi meditazione per parlare con gli animali, insomma, un libro veramente ricco di informazioni, cristalli e insomma, tante tante informazioni. Grazie di averlo scritto. Eccolo qua, lo voglio far Grazie a voi rivedere. Poi tra l'altro ha una avermi dato la copertina possibilità di bellissima. esprimermi. Non so se si vede la copertina, è bellissima. E Mia dietro figlia, comunque ci sei te. Alessia. Ah sì, Grazie, grazie. bellissima. E dietro ci sei te nella tua immensa Genesa. Sì, Allora, io grazie. voglio, se volete, vi chiedo, appunto, così ci potete scrivere, di lasciarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook, Instagram. Diteci se vi è piaciuta la serata. I vostri feedback sono preziosi per noi, ci aiutano a farci capire se abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Scriveteci e io assieme al mio staff siamo curiosi di leggervi. Ci fa piacere anche se ci lasciate un commento sotto al video della registrazione che sarà pronta già da domani e vi arriverà una mail con il link della registrazione. Poi Lorella, se ti fa piacere domani vedrai che ci saranno tanti commenti e se hai Rispondo. tempo puoi anche rispondere direttamente tu.
Va bene, grazie. Il mio feedback è che mi sono trovata a casa, grazie di cuore, mi sono sentita a mio agio e accolta e amata. Quindi grazie di cuore, Rosa, e anche a Nicolas e a tutto lo staff. Grazie a te, ma stai qui con noi perché non abbiamo finito. Ok. Altri 5 minuti neanche, so che ho sforato, però voglio ricordare che potete vedere tutti i nostri webinar precedenti nella sezione webinar del Giardino dei Libri. Ce ne sono veramente tanti e molto interessanti. Esempio, prima Lorella citavi Malanga e Scardovelli, noi li abbiamo avuti come ospiti nella nostra serata di webinar e se volete potete veramente vederli. Basta andare Bello. sulla nostra pagina registrazione dei webinar già terminati. Infine vi ricordo il nostro prossimo webinar venerdì 30 luglio, sempre alle 20:30 avremo Marco Fincati, un'intervista che abbiamo fatto sul testo Oltre il velo di Maya. E se tutto ciò che ci è stato detto fosse falso? Non avremo come al solito l'autore in collegamento in diretta, per vari motivi non è stato possibile, così siamo andati noi, microfono e telecamera, a incontrare Marco Fincati. Ci tenevamo tanto a farvi vedere questa intervista, a tutti voi, i nostri clienti iscritti, perché è davvero molto interessante. Per cui vi aspetto venerdì 30 luglio, sempre alle 20:30. Eccoci Lorella. Bene, siamo giunti alla fine. Vuoi aggiungere qualcosa come chiusura per i partecipanti che sono ancora veramente tanti collegati? Sì, io volevo dirvi che in questo periodo particolare è molto importante che restiamo uniti con le vibrazioni molto alte e postiamo sulle nostre bacheche, sui nostri social, solo cose positive e che queste Genesa possano diventare una rete di amore, di fratellanza e di energia, di intenti per creare un binario parallelo dove risorgere, quindi rimanendo in vita ovviamente. Quindi ringrazio tutti per essere stati qua e vi auguro di realizzare ogni vostro desiderio e di non avere più paura di coloro che ci vogliono mettere paura. Quindi siate fedeli alla vostra anima e chiedete perché, come diceva qualcuno, chiedete vi sarà dato. Bene, È il mio motto. allora io concludo con dirti che è stata una serata molto molto interessante. Grazie a te Lorella, per me e da come ho letto i commenti anche per tutto il pubblico, i partecipanti che avevamo, è stato un piacere ascoltarti. E veramente i nostri webinar sono veramente molto molto interessanti e sono serate ricche di informazioni. Per cui grazie Lorella per essere stata qui con me e con tutti i partecipanti. Auguro a te una buona serata e a tutti voi. Grazie. Grazie e alla prossima. Ciao. Grazie. Grazie a voi. Poi e Ciao, te ci ciao Rosa, ciao a sentiamo. tutti. Ciao. Grazie.